Errori che fanno tutti gli uomini con le donne. Non perdiamo tempo, 7 errori che ho fatto tantissime volte e che hanno fatto un po' tutti gli uomini quando tentano di approcciarsi con una donna. 1. Non ascoltarla e non comunicare in maniera profonda. C'è il tempo per sparare cazzate e il tempo per ascoltare, informarsi e fare le domande corrette, parlando con la sua parte più profonda. Non lo fa nessuno, perché nessuno è in grado, perlomeno non ci pensano. 2. Concentrarsi solo ed esclusivamente su un risultato. Il mio vecchio insegnante di recitazione, quando dovevo interpretare un personaggio che piangeva nella scena, e io ovviamente non riuscivo, mi diceva: se pensi a piangere, non piangerai mai. Ergo, se ti concentri su un risultato, numero, bacio, sesso, perderai di vista il reale obiettivo, la qualità della conversazione che tu offri alla ragazza. Sesso, bacio, numero saranno una naturale conseguenza. 3. Non avere pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. L'ho imparato lavorando con i bambini. Se corri, 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 cercando di arrivare il prima possibile ad un primo appuntamento, la farai scappare come Bip Bip con Willy il Coyote. 4. Metterla sul piedistallo. Il 95% degli uomini davanti a un paio di tette, un bel culo, sbarellano completamente. Venderebbero la casa, la macchina e farebbero qualunque cosa lei dice. Unicizzare la ragazza e trattarla esattamente come fanno tutti vi farà ottenere il trattamento che le riserva a tutti. Quindi passerà oltre. 5. Manifestare troppo bisogno di lei e bisogno di averla. Io lo dico sempre: chi si fa vedere affamato non verrà mai sfamato. Se sei sempre costantemente proiettato su di lei, le farai capire che il tuo mondo, la tua vita girano intorno al suo, manifestando un eccessivo bisogno che ti farà percepire come una persona di basso valore. 6. Pensare sempre al sesso. Le ragazze, come noi, amano fare sesso, lo adorano, ma sanno anche reprimere i loro istinti in favore di qualcosa di più costruttivo. Poi, quando arriva il momento di fare i fatti, li fanno, ma prima si concentrano su altro. In questo senso, come anche in tantissime altre cose, bisogna prendere un po' spunto da loro. Se lei percepisce che già dal primo appuntamento pensi solo a portarla a letto, non è una buona cosa. 7. Poca decisione e insicurezza generale. Da cosa deriva l'insicurezza? Semplicemente dall'inesperienza in un determinato ambito. Stessa cosa con le donne. Nessuno nasce con una decisione ferrea. Anche questa, come un muscolo, va allenata. Ma avere poca decisione ed essere insicuri quando ci si pone con una donna ti rende poco appetibile e attraente ai suoi occhi.